Paolo. Buonasera, ciao Matteo, Eccoci. come sta? Come stai? Bene, dai, siamo qua, appena cenato, appena insomma, finito la serata. E avevo piacere di incontrarti, quindi direi molto bene. È tutto, tutto, tutto sotto controllo, come diceva quello, tutto bene, niente in ordine. Perfetto, allora guarda, io entro direttamente perché. Tu sei cantautore e di quello ti chiedo. Lo so che è un mondo che è difficile sintetizzarlo in 10-15 minuti, ma sono altresì convinto che, siccome è materia tua, anzi è persona tua, saprai sicuramente eh, articolare e de declinare la parola cantautore in modo tale che, tanto in modo completo, ma in modo tale poi da, da stimolare, come al solito mi auguro, approfondimenti. Quindi, se ti dico cantautore, tu cosa mi rispondi? Allora per dirti, allora un termine abbastanza vago, però vago nel senso che l'ha reso vago. Io sono, di una... sono del 1962, quindi sono cresciuto con l'epoca d'oro dei cantautori, quando per cantautore si intendeva qualcuno che non solo si scriveva le proprie canzoni, ma le, le interpretava anche. E soprattutto cercava di scrivere, dico frase non mia, di Francesco Guccini. Che dice cercando di scrivere qualcosa di intelligente, no? questo è un po' il concetto. Poi nel tempo è cambiato un po' il sistema, adesso il cantautore è diventato tanta roba, c'è cioè di tutto e di più. È, è un termine non so come dire, un po' vuoto per certi aspetti. Cantautore come lo intendo io rimango nella mia teoria, cioè colui che non solo scrive e se la canta. Eh, ma è anche quello che comunque cerca di, di scrivere qualcosa che esca un po' dalla, dal quotidiano dalla banalità e provi a metterci come si diceva qualcosa di intelligente più o meno accettabile insomma si cerca di fare il meglio possibile ma uscire un po' dal canone del un lui, una lei, l'amore, il cuore, la, la rima, ecco insomma, questo è un po' il principio fondamentalmente. E quindi è un modo di essere, è un modo di, di immaginarsi, un modo di esprimersi fondamentalmente. Io ho cominciato tardi perché ho cominciato 15 anni fa, prima facevo tutt'altro, ho fatto una vita per più di 30 anni, ho fatto un mestiere di, mh, nelle aziende, ho lavorato in aziende per 30 anni, facevo tutt'altro nella mia vita. Ho sempre avuto questa passione, poi ho capito che a un bel momento della vita c'era. Eh, ero stufo di fare la vita degli altri, quindi ho, fatto, ho deciso di fare la mia vita e questo ha comportato tutta una serie di scelte personali e professionali che mi portano a dire oggi: a tutti gli effetti, sono un professionista, faccio il cantautore. Ho una partita IVA che mi giustifica anche dire che sono un professionista. E, e ho fatto già un po' di dischi e un po' di concerti e, e scrivo quello che mi sento di scrivere quando ho voglia di scriverlo e con le, le regole che mi do decisamente le mie regole per un pubblico che ha voglia di ascoltare questo genere di cose e qui è un tema che poi si si allarga e si apre perché poi il lavoro più difficile in realtà di un cantautore oggi si, magari si esaurisse con la scrittura e l'interpretazione è tutto quello che c'è dopo che è un mare infinito di difficoltà, dal cercarsi i posti dove andare a suonare, dal proporsi, dal eh, del come proporsi, dal da far passare anche un certo linguaggio che magari non è un linguaggio di servizio come si sente oggi con tanta musica, un linguaggio un po' più. Si cerca, cerco di ricercarlo, cioè vivo molto di sinonimi, mi impegno molto nell'editing delle mie canzoni perché credo che nella parola, quindi, per me, la parola viene ancora prima della musica, per quanto poi le cose camminino insieme. Mi sento più scrittore che musicista, questo lo dichiaro, e come tale mi, mi, mi adopero. Quindi, piano piano ti costruisci come tutte le cose, bisogna fare un po' di, di sana, gavetta, prendere qualche facciata imparare dagli sbagli e imparare dai migliori, perché poi questo gioco... Quindi, quindi potremmo dire, per cominciare a, a porre una, una, una prima pietra miliare, eh, sostanzialmente il termine cantautore, eh, per come lo, lo stai descrivendo, no? è eh, soprattutto per il fatto che tu faccia riferimento a un'identità di scrittore, prima ancora che di musicista. Senti. Comunque di eh, dottore, è fondamentalmente un sinonimo, eh, o presuppone eh, la dimensione poetica e l'essere poeta, che distingue fortemente da quella che è un'attività dignitosissima eh, di solo autore, o di solo interprete, o di solo musicista, è qualcosa che attinge molto più da profondo, e che probabilmente rende molto più difficile eh, comunicare e, eh, tra virgolette, vendere. Eh, L'utilità e l'importanza di questo determinato tipo di prodotto, chiamiamolo così, nel momento in cui viene venduto, o promosso o di comunicazione. Qual è, qual è la chiave oggi per poter eh, veicolare e proporre? È eh, bella domanda perché la chiave è un domino: perché la chiave migliore restano sempre i concerti. Il momento in cui tu dal vivo, da solo, con qualcuno che suona con te. Proponi le tue cose perché è un momento importante nel senso che fisicamente c'è il contatto, si creano delle energie e quindi automaticamente li fai emergere le tue qualità se ci sono. Poi, gli altri canali ci sono. In questo momento c'è un canale che sulla carta potrebbe essere molto, molto utile, che è quello dei social, ma in realtà è un canale molto delicato. Una materia che va trattata con i guanti e che bisogna saperla conoscere, cosa che io ammetto di non conoscere bene, e quindi la fatica si, si raddoppia. Poi c'è un problema di fondo, la situazione di fondo, non secondaria, che a differenza di quello che accadeva 20-30 anni fa, che bene o male le radio, tutte le radio trasmettevano tanta musica diversa, oggi è diventato un fenomeno assolutamente commerciale. Quindi il mondo musicale è in mano a tre etichette fondamentalmente che sono multinazionali guarda ti faccio un paragone, un paradosso che rende molto bene l'idea anche perché ne vengo da quel mondo lì prova a immaginarti non dirmi la marca ma pensa a uno yogurt ok e probabilmente ti accorgerai che ti viene in mente una marca che vedi spesso in televisione che ha dei testimonial e che inevitabilmente trovi in tutti i supermercati questo non vuol dire che sia il migliore in assoluto Vuol dire che quello è quello che ha più risorse per poter essere visibile. Il principio della musica e dei rapporti commerciali, quindi anche dove, laddove vedo supermercato leggi radio, funziona esattamente nello stesso modo. Se tu vuoi passare in una radio, e ti parlo di radio comunque di visibilità almeno minimo regionale, ma soprattutto nazionale, non ci passi solo perché puoi essere bravo o meno bravo ma deve avere delle risorse economiche per poterci passare, perché la radio è diventato un business economico importante. Quindi è un giro, una ruota, eh, cioè, legata anche ai diritti d'autore e quant'altro. Per cui ti faccio un esempio, un dato statistico reale, sino a 30 anni fa una radio qualunque trasmetteva in 24 ore 150 canzoni, più o meno diverse una dall'altra, oggi ne trasmette 30. Eh, questo ti fa capire che, alla fine torniamo all'esempio dello yogurt, alla fine eh, c è, c è, arriva sempre quello, e quindi e possiamo il... dire che l'attività del cantautore deve presupporre necessariamente salvo eh, incrociare quella, quella volontà di investimento e promozione auspicabile. Ma l'attività del cantautore, in quanto poeta, deve necessariamente, innanzitutto, iniziare e magari a volte eh, limitarsi, limitarsi dal punto di vista dello spazio, non per importanza ovviamente, certo. in quello che forse però è l'aspetto reale della, della musica, cioè l'incontro reale con le persone, quindi le occasioni non mediate, dai social, da, dalla discografia, ma le occasioni di incontro diretto. Certo. Certo. Tu... Ma di fatto è un gatto, un gatto che si morde la coda, perché per poter essere conosciuto tu devi avere questa possibilità devi avere anche l'opportunità di avere molti spazi. Il problema è che anche lì nel canale, visto che poi la musica è tutta concentrata, l'ascolto medio è, è un suono medio che è quello ormai, anche i locali, i posti dove si fa musica, a loro volta sono diventati alla stessa stregua di un supermercato. Quindi se mi fai eh, fatturare... Tot, riesco a farti lavorare, altrimenti no. Il problema è che se io non vado e non mi faccio vedere, nessuno mi potrà mai conoscere, quindi è un gatto che si morde la coda. Eh, sei dentro una ruota di criceto e fai una fatica bestia. Allora, l'obiettivo è crearsi eh, veramente dei porta a porta, no? Io, ad esempio, mi muovo, per esempio, io su Genova ho fatto una scelta di non fare più niente per motivi anche un po' polemici, se vuoi, ma perché? Perché è una città dove come tutte le città probabilmente, ma a Genova particolarmente ci sono A pochi locali, B c'è una certa, come dire, ci sono delle, de, delle regole non scritte, dei salotti e delle situazioni che devi, devi frequentare, devi, devi essere disponibile a tutta una serie di cose che personalmente non mi appartengono. Io sono pigro e sono anche schivo, quindi... Propongo le mie cose, se poi vedo che non c'è ritorno, che alla fine non interessano, parto dal presupposto che A non ti piacciono, B non sono nelle tue simpatie, quindi non sto a insistere. Per cui per Genova, ad esempio, io ho fatto una scelta anche un po' volutamente provocatoria di andare a suonare per strada e devo dire mi sta dando grandissimi risultati. Io tutte le mattine mi faccio un paio d'ore per strada. A me serve perché mi esercito, perché comunque faccio memoria, mh, riarrangio le mie canzoni, faccio solo canzoni mie tranne uno o due cover. E scopro che la gente mi scopre. E quindi fai un porta a porta, letteralmente. Fai letteralmente un porta a porta interessante che monetizzi subito, perché poi la gente ti paga anche, no? ti mette l'offerta e, e tu hai anche un'economia che poi ti può permettere di sopravvivere. E, e poi ho una, un locale, l'unico locale dove vado, che sei stato anche tu una volta, che è l'ibrido, dove, dove lì vi faccio una volta al mese una mia serata su misura e, e anche lì si è creata una comunità di persone che piano piano conosce. Dopodiché volentieri vado fuori Genova, vado altrove, sono stato a Roma recentemente, andrò a Milano, andrò a Venezia, ci sono ad Alessandria, c'è un po' di date in arrivo. Dove vai e ti fai conoscere? Da dove c'è la possibilità, dove c'è la curiosità? Quello che manca oggi è la curiosità e devo dire: manca, tristemente, manca anche nell'ascoltatore medio, senza contare che l'ascoltatore medio a sua volta torniamo all'esempio dello yogurt. È chiaro che senti se nel supermercato e vedi sempre quello yogurt, pensi che sia l'unico esistente, e quindi non sai neanche che ne esistano degli altri, e, è lo stesso per la musica. Quindi far sapere che esisti è un lavoro terribile e difficile. Che però insomma, non si demorde, vedo che un po tutti io, ma anche molti miei colleghi, cioè, ci si arrangia, ci cerca di fare comunicazione per quello che si è in grado di fare, perché poi anche lì c'è cioè, il discorso della comunicazione: è un, un concetto economico, devi avere anche delle risorse. Se vuoi fare una comunicazione fatta bene, devi investire dei soldi importanti, che se non ce li hai no, non puoi farli. Quindi è un gatto, cioè, una ruota di criceto L'altra cosa allora. è fare di. Dimmi, dimmi. No, dicevo, l'ultima strada che è fare dischi, per quanto anche i CD se ne vendono sempre meno, eh, però è un modo per lasciare una traccia fisica che rimane, che rimane in giro. Noi ad esempio l'ultimo disco che abbiamo fatto insieme a Guido Fessinese e Maurizio Logiacco è un disco molto bello su Gianmaria Testa, tutto originale. Qua. Eh, vedi che è puntuale. È un lavoro che non, non sono cover, io sono un nemico delle cover. E perché mi sembra di approfittare, cioè, io dovessi fare un concerto, far pagare biglietto facendo delle cover, mi sentirei un po' un approfittatore. E quindi, questo lavoro tutto inedito, di canzoni mie inedite, di racconti di Guido, le fotografie di, di, Guido, di Maurizio, gli arrangiamenti curati da due ragazzi giovani, che sono Paolo Priolo e Julio Fortunato. Un lavoro che sta avendo un grandissimo riscontro dalla critica. E che piano piano ci sta aprendo qualche porta interessante per andare a proporre dal vivo. E... Presenta questi giovani. Allora, parte... Vabbè, uno, sono... Vabbè, uno sono io, ovviamente, io guardando a sinistra, poi in mezzo c'è Guido Festinese, che è un po' l'anima, quello che ha avuto l'idea, e che era amico di Gian Maria Testa, e che ha scritto questi racconti meravigliosi che nel disco ci sono tutti. E poi Maurizio Lo Giacco, che è, oltre ad essere un imprenditore, è un fotografo bravissimo. La foto che vedete dietro, per esempio, è una sua fotografia ed è un fotografo di strada, di quelli che va a cogliere veramente il dettaglio. E lui ha, ha preso le mie canzoni, i racconti di Guido, e li ha interpretati in fotografia. E nello spettacolo che facciamo dal vivo ce ne sono un centinaio di queste foto. Nel disco ci sono riassunto, ci sono una decina di fotografie che comunque rendono giustizia, rendono l'idea. Quindi insomma è un lavoro che alla fine faccio volentieri perché mi piace, perché... Ci sopravvivo, non ci vivo, diciamo la verità, eh, però devo dire che nell'ultimo anno sto facendo praticamente solo questo: sto facendo solo musica, un po' per strada, un po' nei locali, e ho questa grande soddisfazione di questi riscontri della critica, perché abbiamo avuto in principali riviste e giornali italiani, stanno spendendo veramente parole incommiabili su questo lavoro. Quindi questo ti dà soddisfazione ti fa, voglia, ti fa venire la voglia di andare avanti. Poi ripeto: allora, dimmi, 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 dimmi se, se mi sbaglio allora per tirare un po' le somme di questa bella chiacchierata. Eh, il fatto di eh, associare l'immagine del poeta a quella del cantautore, se si porta dietro sicuramente un, tutta una serie di eh, svantaggi rispetto a quelle che possono essere le condizioni odierne o aspettative di natura eh, prettamente economica, però recuperano una dimensione che poi è realmente quella poetica di incontro diretto e nell'incontro diretto con le persone, che sia forzato o meno. Realizza pienamente forse la dimensione di scambio tra il poeta e un suo sì. auditorio Quindi, da quel punto di vista, forse può essere non una semplice consolazione, ma una piena realizzazione di una dimensione scelta. Quindi, può essere sì, una sì. prima considerazione, assolutamente sì. Ma infatti, io quello che dico sempre è che, mh, perché poi chiaramente, sai, tu fai questo lavoro, ti viene il dubbio, dici, ma magari sto facendo le cose brutte che non funzionano, ma poi in realtà, vai, le fai dal vivo e hai un riscontro. Eh, io prometto che non mi sento poeta, però sicuramente mi piace scrivere e la, la scrittura la metto in testa a, a, al mio progetto. E, però quando poi le proponi vedi che comunque un, un riscontro c'è, ti accorgi anche qual è il tipo di persona che ha piacere di ascoltare queste cose, allora cerchi di intercettare questi. Io so che, il, come si dice nelle aziende, qual è il mio target chiarissimo nella mia testa e so perfettamente come è fatto, il problema è raggiungerlo e allora un po' lo fai porta a porta con i concerti che fai nelle case perché mi invitano ogni tanto a fare degli house concert che sono un altro esercizio bellissimo e nei concerti che faccio nei locali piccoli, grandi, quello che sono nelle, negli spettacoli che facciamo su Gian Maria Testa ma anche i miei precedenti su Dino Campana, sullo sciopero di Genova e altre cose e, e piano piano cerchi di crearti la tua identità questo è eh, però, ripeto, il contatto, quello che poi è vincente, è la possibilità di incontrarsi. Quando ti sei incontrato, solitamente direi sempre, anzi, senza, ho sempre dei riscontri e ho dei riscontri in una fascia di persone che ti potrei dire che va dai 35-40 anni agli 80 e oltre se sono in buona salute, che hanno ancora piacere di ascoltare un certo modo di fare musica e canzoni. Che però e questo è un invito a non seguire i numeri ma a seguire la chiamare a seguire le persone sì perché voglio dire è tutta gente che eh, ama magari questo genere perché c'è cresciuta no è sempre vissuto ma che ormai non lo trova più quindi cosa fa alla fine si rimane attaccato al Guccini, al di andre vedi un esempio che c'è l'inflazione di cover di concerti cover che ci sono su di Andrè, su è, 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 per me è, è nauseabonda quasi però ti dà la misura di capire che anche il consumatore, l'ascoltatore medio, è anestetizzato perché non conosce che esiste anche dell'altro. E quindi va in serenità, gli fai di Andrea contento e riempie magari i teatri, anche magari con spettacoli fatti da, da gente che imita la voce. Che io li trovo personalmente, mi lasciano perplesso, mettiamola così, però, per il di Dio hanno ragione loro, riempiono i teatri, hanno ragione loro. Quindi non mi... eh, ma poi un conto è mostrare qualcosa e un conto è raccontare qualcosa. Diciamo che magari si fa cassetta mostrando qualcosa, ma raccontare qualcosa magari fa guadagnare meno, ma forse determina, um, crea qualcosa di più. Perché... Eh, sì, è e questo è un, un po' più. la ragione di esistere, no? Quindi voglio dire, si fa questo mestiere perché, ah, si ha qualcosa da dire, se non avessi niente da dire, poi non è che scrivo tantissimo, scrivo quando... Ho qualcosa da dire, se no, vado a fare dell'altro. <coughs> Ma ehm, però, almeno la curiosità. E allora, quando incontro le persone, quando mi si, ci si trova anche con gente che non ti ha mai visto, succede qualcosa. Succede qualcosa di molto positivo perché viene apprezzato tutto il lavoro che hai fatto, tutto quello che proponi. Sì. Quindi vuol dire il mercato c'è. Il problema è andarlo a, a scardinare: stimolare. Eh. Paolo, Senti, intanto, io ti ringrazio per questa chiacchierata e spero che. Potremmo rinnovare eh, o approfondendo il tema o trovandone altri perché c'è sempre da imparare a chi, da chi eh, conosce le cose che dice, come, 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 mi stai, come stai facendo tu questa sera. Permettimi di dire che ho scritto cantautore, ma ribadisco, no, poeta, perché per me, poeta, al di là della forma con la quale uno eh, scrive, è fondamentalmente un'indagine in se stessi o lasciarsi attraversare dalla realtà e comunicarlo. Quindi, per forza sei poeta, volente o nolente, quindi permettermi di etichettarti, ma è una bella etichetta, penso. Me, faccio, me ne farò una ragione. Va bene, ci sentiamo presto <ride> e grazie ancora. Grazie a voi, grazie a te, grazie Matteo. Buona serata. Ciao, buona serata. Che cosa è Genezia? Genezia è una città immaginaria e dunque ve la immagino un po' come voglio io, di notte, durante un blackout e un diluvio. Nero Notefonda è lo spazio che l'accoglie, che la descrive. È il mio romanzo Desordio. Lo trovate su Amazon.